Il bilancio a oggi è molto positivo, visto che comunque sia in 3 mesi siamo riusciti a vincere 2 finali e ora vogliamo vedere se su questo bilancio positivo si riesce a metterci una ciliegina. Ecco, avete già qualche informazione sulla consistenza della vostra avversaria? La consistenza avversaria, per avere informazioni, magari può essere difficile, ma per sapere quanto sia forte ci vuole veramente fuori, che ha vinto il campionato oltre 70 punti, in 32 partite hanno fatto quasi 90 reti, quindi penso sia una squadra fortissima, però se anche noi siamo arrivati qua penso non saremo da meno, ovviamente un caratteristiche differenti, però ce la faremo. Ecco, comunque, quali potrebbero essere le chiavi di volta per poter vincere questo primo turno? Io penso che queste partite bisogna saperle giocare. Io ho la fortuna di avere ragazzi che le hanno già giocate, ho la fortuna di avere ragazzi che sanno giocarle, anche quelli che non le hanno già giocate, e quindi spero che si riesca a approcciarle nella maniera giusta. Sicuramente il fatto di giocare prima in casa, pensate possa essere una penalizzazione? Può esserlo, però è anche vero che se siamo bravi riusciamo a incanalare questa doppia sfida nella maniera giusta, poi si va là ancora con più forza, quindi magari loro aumenta la pressione da parte loro, quindi non è mai facile dire se sia più facile farlo in casa o fuori da prima, sembra sempre avere il ritorno in casa sia meglio perché dice almeno al ritorno riesco magari a reagire, però insomma se tu devi reagire vuol dire la partita è già messa male, il primo tempo è già stato giocato questo partito.